Dove sono? Dove le ho messe? Ah sì, eccole qua. Bene, comincia per me una nuova avventura di pesca. Normalmente sono qui a lavorare, però oggi, dato che è il mio primo giorno di ferie, sono qui solamente di passaggio per prendere le ultime cose che poi andrò a utilizzare, nella mia sessione di pesca. Eccole qua. Una, due e tre. Ok, adesso mancano le ultime cose da prendere, tra queste il mio zaino Fox Explorer Rucksack, uno zaino borsa che mi permette di trasportare tutto il necessario per affrontare nel migliore dei modi l'avventura di pesca e grazie all'apertura dalla parte delle cinghie, posso ad avere accesso a tutta l'attrezzatura senza dover ogni volta romistare quello che è al suo interno. Altra borsa di fondamentale importanza è la borsa termica Fox Aquos Cooler che mi permette di conservare tutti i miei cibi e le bevande anche per una sessione di più giorni. Bon, perfetto, ho finito di caricare la macchina, sono pronto, adesso bisogna solo andare in pesca. Ci Bocca al vediamo, lupo. crepi. Ci Bocca al lupo, vediamo, ciao. grazie mille. Ciao Mattia, buona pesca allora. Grazie Gian, però te se sono Ti invidioso che io sono in ferie e te do lavoro. ragione allora. Ci vediamo, ciao a tutti, ciao Ciao. ciao. Ok, finalmente ci siamo, possiamo andare a pesca. Finalmente sono arrivato in questo posto di pesca. È per me la seconda volta che mi ritrovo ad affrontare i laghi di Mantova, nello specifico il lago superiore, e una volta smontato la macchina purtroppo ha iniziato a piovere e ci ha rubato qualche ora di tempo per poter entrare in pesca. Adesso la pioggia si è placata, sembra che stia uscendo il sole, quindi mi sto accingendo a montare tutta la mia attrezzatura per poi entrare velocemente in pesca, sperando che il tempo sia clemente e che possa regalarci qualche cattura. I laghi di Mantova offrono un contesto veramente bello per noi carpisti dove poter insidiare le nostre catture. Di fatto la città si affaccia sui tre laghi, c'è una distesa infinita di cappellacci. E quindi per questo è sicuramente uno dei posti più belli qui nel nord Italia dove praticare la nostra disciplina di pesca. Il fondale è tipicamente melmoso, quindi per questo dovrò correre ad adottare dei determinati accorgimenti che mi consentino di catturare qualche carpa. Sto notando che il marker sta faticando a venire verso di me. Questo è probabile un chiaro segnale del fatto che il fondale sta diminuendo in profondità, quindi c'è una risalita e di conseguenza andrò a cercare questa zona qui per poter calare i miei inneschi, in quanto credo che sia una zona dove il pesce può transitare. Perfetto, il marker è risalito in superficie e da questo riesco a capire che ci sono 3 metri e mezzo di profondità circa, quindi è un chiaro segnale che effettivamente non siamo nella zona più profonda del lago. Adesso provvederò a sistemare in modo preciso le canne per effettuare un lancio corretto alla stessa distanza di dove ho posizionato il marker.
Ok, tutte e tre le canne sono in pesca adesso. Purtroppo la pioggia ha ricominciato a scendere e questo ha rallentato le procedure di sistemazione delle canne. Adesso attendiamo fiduciosi e chi lo sa, magari arriva qualche carpa. Ora me ne torno in tenda a scaldarmi un po' e a bermi una tazza di tè. Ho terminato da circa un quarto d'ora di lanciare l'ultima canna ed è proprio questa qui che è partita. Adesso ho fatto una partenza molto lenta, che mi fa pensare a tante cose, però in teoria dovrebbe essere una carpa. Speriamo, sarebbe un bel avvio di sessione. Ah, però guardando come piega la X5S, direi che è una carpa, dai. Diciamo che la pioggia e questo leggero, anche se comunque c'è stato, abbassamento della temperatura sembra non aver fermato le carpe. Adesso mi sta puntando tutto sotto sinistra, dove c'è anche un banco di capellacci, cioè devo cercare di impedire che vada a finire lì dentro. Eccola qua, mi sta puntando, direi che è già qua. Eccoci qua. Get in the net. Ecco qua, la prima carpa della sessione, piccolina, ma speriamo che sia di buon auspicio. Il terminale sul quale è caduto è stato uno spinner rig con una pop-up di Nutrabite, Pineapple e Butyric Acid. Speriamo che porti ad altre catture. Ok, seconda partenza di oggi, nonostante il tempo sia poco dalla nostra parte, però diciamo che ci dà tantissima speranza. Adesso vediamo un po' di che pesce si tratta, sicuramente una carpa, perché ha fatto veramente una bella partenza. Ora vediamo se si tratta di un pesce delle dimensioni di quello di prima. Sulla prima canna che è partita, cioè quella più a destra, ho adottato una posturazione con circa 12-13 spombate, mentre invece su quella centrale, che è quella che è appena partita, ho pensato di adottare una posturazione molto più consistente, si parla di circa una ventina di spombate. Questo perché, a causa del fatto che sta piovendo e che non sappiamo quando potrebbe smettere, ho preferito fare una cosa unica una volta, senza poi dover continuamente disturbare lo spot tra una partenza e l'altra. E penso che questa cosa mi possa dare qualche risultato in più, soprattutto durante la notte, che non vorrò pasturare e fare confusione, dato anche il problema sulla visibilità. Sta dimenando qua sotto riva, ormai direi che ci siamo. Non è un pesce di taglia, però direi che fa decisamente piacere. E via, e due, ci siamo. Ecco qua, questo qui è il secondo terminale sul quale è caduta questa carpa. Si tratta di una montatura d'elicottero con un terminale combi rig. Magari domani spiegherò un po' meglio le dinamiche di questo terminale, però ecco, è caduta su una boilies affondante alleggerita da un cilindretto di sughero e della linea Big Fish Mix Salmon Caviar e Black Pepper di Nutrabite.
Ora facciamo due foto di rito e poi la rilasciamo libera. Eccola qua, in tutta la sua maestosità con la pinna alzata, una bellissima regina del Lago Superiore di Mantova. Eccola qui, pronta al rilascio per ritornare nel suo ambiente nativo. Ecco qua, questo qua è il terminale sul quale è caduta questa seconda carpa. Si tratta di un combi rig montato su una montatura d'elicottero. In questa parte di lago, la postazione di proprietà di Alessandro Mantovani, il fondale sul quale vado a depositare i miei inneschi è di natura melmosa. Di conseguenza l'utilizzo di un montaggio ad elicottero mi consente, oltre di raggiungere distanze importanti di lancio, anche di presentare il mio terminale sul deposito di melma in modo tale che possa essere trovato con facilità dalle carpe. Adesso mi accingo a mettere una spugnettina sull'amo in modo tale che si possano impedire i probabili grovigli e vado a rilanciare immediatamente la canna in pesca, sperando che possa arrivare un'altra cattura. Con l'arrivo della notte è calata la pioggia, ha smesso di piovere, ci ha dato un momento di tregua, così è partita anche la prima carpa notturna. Non sembra un pesce di taglia importante, però a quest'ora sicuramente ben accetto e dà molto morale alla pescata. Adesso provvedo con le operazioni di slamatura per poi dopo fare qualche foto di rito e poi rilasciarla. Ecco qua il primo pesce di questa prima sera in pesca, questa volta caduto su un terminale di rig con innescata una Tiger Nut bilanciata da un pezzo di sughero. La strategia della pasturazione abbondante creata oggi ha sicuramente contribuito nel tenere il pesce in pastura e di fatto le catture continuano ad arrivare in successione. Ora attendo l'arrivo della nottata sperando in altre catture. Trascorsa la prima notte di pesca e ci ha visitato qualche carpa che adesso vi mostrerò. Eccola qua, una carpa decisamente combattiva che ha messo tutto sommato a dura prova la mia attrezzatura. La montatura d'elicottero ha portato i suoi risultati e direi che sono dei risultati ben accetti. Eccola qua, in tutta la sua bellezza, una carpa dai colori dorati, tipica dei laghi di Mantova. Altra carpa di questa prima nottata di pesca trascorsa, un pesce che ci fa sperare per l'inizio di questo nuovo giorno, sperando che ne possano arrivare altre come lei. Ma che bella, la sua bella panciotta
sicuramente è una carpa che ha particolarmente appetito. Considerando l'esito positivo di questa pescata, dove il pesce ha risposto molto bene alla pasturazione, una chiara conseguenza di questo è anche l'effettiva efficacia dei terminali impiegati. E, entrando nello specifico, parto con l'analizzare la montatura ad elicottero, una montatura conosciuta già da tantissimi anni, che però ho trovato molto utile in questa pescata, perché dovendo coprire una distanza di lancio tutto sommato importante e il fatto che il fondale è di natura melmosa, questo genere di montatura mi permette di presentare nel migliore dei modi i terminali e quindi gli inneschi. Come piombo ho utilizzato un Horizon da 142 grammi, al quale poi ho messo una gommina salvanodo e soprattutto paracolpi. Poi troviamo il Leadcore camo di Fox da 50 libbre, una girella con anellino e a sgancio rapido che mi permette di sostituire velocemente i terminali, e una perlina che limita lo scorrimento della girella quando vado ad effettuare il lancio. La distanza tra le due perline, che è un aspetto di fondamentale importanza da tenere in considerazione, è circa di 15 cm. Questo perché quando il piombo va a impattare il fondale, la girella fa sì che il terminale, avendo così tanta corsa, di non andare a sprofondare sotto allo strato di melma. In questo modo la presentazione risulterà sicuramente corretta. Parlando ora dei terminali impiegati, vi voglio presentare il Combi Rig, un terminale che in questo ultimo periodo è andato in gran voga grazie alle ultime migliorie che sono state apportate, ed è un terminale che lo ritengo idoneo per questo genere di ambiente, in quanto c'è una prima sezione rigida realizzata con il fluorocarbon link di Fox, al quale poi ho collegato uno spezzone di trecciato Camotex Soft da 35 libbre sguainato. Questa nuova generazione di Combi Rig prevede una doppia sezione di trecciato, che è stata ottenuta attraverso un nodo Whipping Knot sull'amo. Questa doppia sezione mi permette di far adagiare perfettamente l'ultima parte di terminale sul fondale, resa possibile anche dalla presenza del tungsteno, ma soprattutto, essendo più rigida rispetto al tradizionale Combi Rig, va a depositarsi bene sul fondo anche quando il pesce di disturbo per caso va a spostarci l'innesco. Troviamo poi un amo Curve Medium della misura 4, al quale poi ho collegato una Boilless Big Fish Mix Salmon Caviar e Black Pepper di Nutrabite, alleggerita con del sughero. Secondo terminale è il popolarissimo D-Rig, un terminale sul quale non c'è niente da dire, ma che per lo stesso motivo del Combi Rig lo trovo ideale per questo genere di ambiente, in quanto è perfettamente antigroviglio e soprattutto nel caso in cui venisse spostato dal pesce di disturbo ritornerebbe, grazie alla sua rigidità, in perfetta posizione. In questo genere di terminale sono partito inizialmente con un innesco a Tiger Nut bilanciato. Poi, nella giornata di oggi, deciderò di innescare una Boilless della nuovissima linea di esche di tempo libero, Squid Spice Red Berry. Ultimo terminale riguarda l'oramai noto spinner rig, realizzato sempre con una sezione crimpata di fluorocarbon link e un amo Y Grip Strite del 4 di Fox. Come innesco, in questo caso, ho utilizzato una pop-up pineapple and butyric acid, sempre di Nutrabite. Finalmente la pioggia ci ha dato un attimo di tregua, ora non mi resta altro che fare tutti i miei lavori con calma e nel migliore dei modi.
sperando poi di ricevere visita da altre carpe. Quindi viviamoci questa giornata. Una volta lanciato la canna è di fondamentale importanza mettere in tensione il filo, in quanto con questo genere di montatura non sarà direttamente il piombo ad esercitare l'autoferrata, ma il peso dell'acqua che esercita sulla lenza. Quindi più la lenza è tesa e più probabilità di allamata in autoferrata ci sono. Magari possiamo aiutarci con questa operazione anche con l'uso di un backled. Io non li uso solo per questo motivo, ma anche perché impedisco da parte di imbarcazioni o gente col kayak di impigliarsi al filo, così in modo da mandarmi fuori pesca. Ok, abbiamo finito da tre quarti d'ora di rilanciare le canne ed è partita quella che sembra essere una carpa. Sì, direi decisamente che è una carpa. Oggi ho deciso di improntare una pasturazione veramente leggera, in modo tale da creare magari maggiore interesse per il pesce, quello un po' più di taglia, chiamiamolo così, anche se comunque è un'impresa riuscire a selezionare. Comunque sia, la prima carpa è partita, adesso dà sicuramente fiducia questa cosa per la restante parte di giornata. Ecco qua, il primo pesce della giornata. E il primo pesce ad essere stato catturato con la nuova linea di esche by Tempo Libero, Squid Spice e Red Berry. Non è servito tanto per far sì che arrivasse questa partenza, perché dopo tre quarti d'ora che abbiamo lanciato le canne, questo è il primo risultato. Adesso qualche foto di rito, poi dopo la rilasciamo e rilanciamo la canna sperando in un'altra partenza. Con la giornata di stamattina ho deciso di cambiare strategia di pasturazione in modo tale da provare a vedere se riesco a insidiare qualche carpa di taglia maggiore. Così allora ho deciso di togliere la pasturazione a base di granaglie per usare solo quella a boilless. Nei giorni passati, prima della pescata, mi ero preparato a casa delle esche tagliate a metà, boosterate con un liquido attrattivo in modo da aumentare la trazione. Adesso le esche, dato le numerose partenze, le ho esaurite, quindi devo prepararmi qualcosa di nuovo e fresco. Ho deciso quindi di utilizzare la linea Squid Spice Red Berry di Tempo Libero, una nuovissima linea di esche dove le esche da pastura sono composte da metà esche di colorazione rossastra e l'altra colorazione marroncina. Questo per creare una differenza di contrasto cromatico col fondale, in modo da giocare sotto questo aspetto e per creare maggiore interesse nei confronti del pesce.
Pensiamo che questa combinazione aromatica, quindi pesce, spezia e fruttata, sia un'ottima combinazione per affrontare ambienti di pesca liberi che quelle in cava. Anche in situazioni di fondali particolarmente maleodoranti come quelli melmosi, perché l'aroma al pesce e quello alle spezie fa fortemente contrasto con quello del fondale. Di fatto l'esca, come si può anche vedere dalla sua granulometria, è composta da farine che tendono a far rilasciare in modo rapido gli attrattori, creando un'area di interesse molto elevata. Le farine che compongono l'impasto sono farine precotte d'origine animale e anche quelle di origine vegetale. Di conseguenza, un'esca di questo tipo crea un benessere nei confronti del pesce e di conseguenza lo invoglia a ritornare sul nostro spot di pesca anche a distanza di parecchie ore. Per aumentare la trazione delle esche ho deciso di utilizzare un booster liquido, ovviamente della stessa aromatizzazione, che mi permette di incrementare l'aspetto attrattivo dell'esca. Presenta la bottiglietta un tappo con chiusura salda che impedisce le aperture accidentali e un dosatore che impedisce un sovradosaggio e quindi un utilizzo accurato. Il liquido, che è abbastanza liquido di consistenza, è ottimo per essere utilizzato su tutte le tipologie di esche in modo tale che possa essere assorbito con facilità. Di fatto è composto da, oltre che all'aroma, anche da una base aminoacidica, quindi creerà un'area di alimentazione interessante per le nostre carpe. Una volta unito il booster alle boilies, vado a mescolarlo in modo da formare una piccola patina sulla superficie dell'esca e dopodiché lascio riposare in modo tale che l'esca possa assorbire tutta la parte attrattiva del booster. A completare il range di queste esche sono prodotte anche le Hard Hook Bite, dove le troviamo all'interno di un barattolino con diametri 20 e 24 mm uniti. In questo modo il pescatore ha la possibilità di poter affrontare tutte le situazioni di pesca senza dover per forza acquistare due barattolini. Un'idea che sicuramente in molti apprezzeranno. Una cosa importante di queste esche è il fatto di essere alleggerite del 20%. Di conseguenza rappresenta un ibrido tra un'esca affondante e una bilanciata, in modo tale da poter essere utilizzata anche sui fondali più morbidi. Altro prodotto riguardano le pop-up. Anche queste qui vengono unite in un unico barattolino da 16 da 20 mm nella colorazione bianca, in modo tale da far contrasto con il fondale e soprattutto contrasto con il resto delle esche. Tutti questi prodotti qui, quindi boilies, pop-up e hard hook bite, sono rollati con uova. Di conseguenza è un valore aggiunto non indifferente che soprattutto dà all'esca una spiccata naturalezza. Non ultimo, per importanza, quando andiamo ad aprire per la prima volta i barattolini di Hard Hook Bite e di Pop-Up, troviamo incollato una striscia che permette di salvaguardare la freschezza del prodotto fino a quando non andiamo ad aprire la prima volta. Una cosa importante che contribuisce nella qualità del prodotto e nella sua freschezza. Sta arrivando sera e un'altra carpa ha mangiato sugli inneschi. Per questa pescata ho deciso di utilizzare come canne tre Horizon X5S 13 piedi 3,75 perché sono state la scelta giusta per poter riuscire a coprire distanze di pesca importanti come quelle di questa sessione. È una canna che mi dà tanta potenza nel lancio, però allo stesso tempo anche una buona gestione del pesce anche con le carpe di più piccola taglia. Di conseguenza una canna di questo tipo è molto polivalente e va bene per affrontare tutte le tipologie e situazioni di pesca. La seconda cattura avvenuta con una esca affondante Squid Spice Red Berry. Vai, tempo libero. Sono sicuro che un'esca di questo tipo
porterà ad altri risultati. Siamo all'alba di un nuovo giorno e la sveglia mi è stata data da un'altra partenza, molto probabilmente l'ultima, perché purtroppo è arrivato il momento di sollevare le canne per andare a casa. Però ecco, di questa pescata posso ritenermi molto soddisfatto perché le catture non sono mancate. Ringrazio Alessandro Mantovani per l'ospitalità e i prodotti, tutti gli articoli che ho utilizzato in questa pescata li potete trovare anche all'interno del negozio Tempo Libero, dove troverete me e tutto lo staff pronti ad accogliervi e a darvi la consulenza giusta. Adesso vedo di portare a riva anche questo pesce, così in questo modo decretiamo veramente la fine di questa pescata. Sì, riuscire a catturare un pesce all'alba qui sul lago superiore di Mantova per me è veramente fantastico. Sullo sfondo si vede tutta la città ed è un panorama veramente bello che ogni carpista sogna di vedere. Eccola qua, l'ultima carpa della sessione e... com'è? Ah già, mi ha ricordato che la prossima settimana devo ritornare a lavorare. Grazie.